Ciao a tutti, sono Elisabetta Porta, sono un'insegnante di yoga e visto che la primavera è appena cominciata, volevo proporvi un potente risveglio energetico. Surya Namaskar è una pratica molto antica, si dice fosse il rito di passaggio della casta dei guerrieri per dare energia, forza, coraggio, volontà, determinazione per affrontare le sfide della vita. E in quest'ottica possiamo anche usarla noi tutte le mattine in cui vogliamo risvegliare la nostra energia vitale prendendo questa forza dal sole, risvegliando il nostro sole interiore che è nella tradizione dello yoga tantrico e nella nostra pancia. Si dice che ci siano tanti saluti al sole quanti praticanti alla luce del sole, quindi infiniti. La variante che io vi propongo quest'oggi è una variante della scuola di Shivananda, che ha un buon equilibrio tra forza ma anche abbandono, rilassamento, meditazione attiva, dinamica. Una cosa fondamentale per la nostra pratica del saluto al sole è abbinare movimento e respiro. Ad ogni apertura corrisponderà un inspiro, ad ogni chiusura corrisponderà un espiro. Nella pausa del coccodrillo, che è, diciamo, un momento di stasi centrale, il respiro si ferma in apnea, polmoni pieni. Salutiamo il sole che sorge con le mani giunte davanti al centro del cuore e inchiniamo il capo verso le mani giunte. Possiamo tenere gli occhi chiusi. Inspiro, braccia alzate. Espiro, mani ai piedi, fronte alle ginocchia e destra indietro. Inspiro. Trattengo, coccodrillo. Espiro, 8 punti a terra. Inspiro. Cobra. Espiro, cane che si stira faccia in giù. Il piede destro che è andato indietro ora torna in avanti. Inspiro, posizione equestre. Espiro, chiudo. Inspiro, braccia alzate. Torniamo ad aprirci al sole. Namaste, vi saluto, vi ringrazio, buona giornata a tutti.